È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, un saluto da Davide Romagnoli e benvenuti allo stadio Luigi Ferraris per Genoa Udinese. 8 punti dividono le due squadre in classifica. Parte ora Genoa Udinese, 22esima giornata di campionato. Poi Veloso riesce a dare il pallone alla Padula in area, c'è una deviazione, Pandev, la Padula, la parata di Bizzarri, Omeonka prova a ribadire in rete, c'è la chiusura, ancora Genoa. Pandev ha visto il taglio di la Padula in avanti, la Padula, l'uscita di Bizzarri che riesce ad intervenire e poi con calma serve i compagni. Bene nell'uscita Albano Bizzarri. La Padula prova a convergere, libero Bertolacci, servito invece Sbolli, l'appoggio sulla destra per Omeonga, la frenata del giocatore belga, va via Pezzella, ancora Omeonga, vuole il cross dal secondo palo, arriva la deviazione di Migliore, poi Pandev non trova la porta in girata. Fa Veloso, prova l'uscita Bizzarri che poi rimane a metà, rischiando qualcosa, la Padula copre il possesso palla Bertolacci, il cross del numero 8, deviazione, Izzo al volo, diventa un assist per Sbolli che manca l'appuntamento con il gol, semplice rimessa dal fondo, si infuria Nicola Sbolli che voleva una deviazione. Fischietto in bocca per Pairetto, fa partire in questo momento il secondo tempo. Palla al limite, il velo di Lasagna, Maxi Lopez, si crea lo spazio, cerca il destro a giro, poi Berami! All'improvviso, Valon Berami al 16° della ripresa, 1-0 Udinese. Ha seguito questa azione tra Lasagna e Maxi Lopez e alla prima occasione buona trova il vantaggio, primo gol in questo campionato per il giocatore svizzero, abbracciato da tutti i compagni. Recupera il pallone Bertolacci, Pandev subisce il fallo giallo per Samir, primo ammonito, sa di aver commesso un'irregolarità. Va a colloquio nelle panchine. Arriva intanto un cartellino rosso per Samir. È andato a visionare l'occasione precedente Pairetto. Cartellino rosso per il brasiliano. Va Tarabt dalla bandierina, traiettoria d'uscire prolungata sul secondo palo da Pandev. Non c'erano compagni liberi sulla traiettoria lunga. Ringrazia l'Udinese, riparte con Striger Larsen. Cross, colpo di testa e traversa per il Genoa. Galabino va a staccare su tutti quanti, il pallone però si stampa sul montante alto. Sfortuna anche per la squadra di Ballardini. Prova a proporre sulla sinistra per Tarabt, tante maglie rosso-blu in area, deviazione e poi la parata di Bizzarri. Incredibile occasione per il Genoa, Rigoni non è riuscito a spingere dentro da due passi. L'Udinese sbanca Luigi Ferraris, 1-0, decide la rete di Valon Berami al 61esimo, la squadra friulana sale all'8° posto a meno 2 dalla Samp.